E accogliamo allora con un bel applauso il sindaco del terremoto, il candidato in Emilia-Romagna che può battere il PD dopo troppi anni di dominio, Alan Fabbri! Ciao a tutti, ciao a tutti, buonasera, buonasera a tutti. Siete veramente un bellissimo spettacolo. Con orgoglio e passione porteremo avanti questa campagna elettorale. Devo ringraziare i vertici della Lega Nord, in particolar modo Matteo Salvini, che ha creduto molto nella candidatura di un sindaco leghista in una regione difficile appunto come l'Emilia-Romagna. Proprio questa mattina, prima di arrivare qui a Milano a manifestare per una causa giusta, ho visitato la città di Parma. Vi salutano gli alluvionati dimenticati dalle stampe italiane e dal governo, che stanno continuando a spalare, stanno continuando a lavorare grazie alla protezione civile dell'Emilia Romagna, e però, come dicevo prima, sono stati dimenticati. Così come è stata dimenticata anche la questione del terremoto, di un cratere molto importante che, oltre che coinvolgere l'Emilia, ha coinvolto anche la Lombardia e il Veneto, dimenticato appunto dal governo e dalla stampa nazionale. Noi invece cercheremo di far rivivere queste cose. Come i nostri alluvionati e i nostri terremotati sono stati dimenticati dallo Stato, così lo Stato non si è dimenticato di applicare gli studi di settore alle nostre aziende, di applicare una tassazione che va a incidere in maniera decisiva sulla produttività delle nostre aziende, come lo Stato non si è dimenticato dei tagli che il governo Renzi, attraverso la legge di stabilità che sta approvando, taglierà 4 miliardi di euro alle regioni e 400 milioni di euro appunto all'Emilia Romagna. Un miliardo di euro verrà tagliato ai nostri comuni. Così come lo Stato italiano non si dimentica che quando c'è da bruciare dei rifiuti di Napoli e del Sud verranno portati all'interno dei nostri inceneritori emiliani e lombardi. Voglio ringraziare anche il gruppo del Parlamento della Lega Nord, che sta facendo una battaglia proprio per bloccare quello che sta facendo Renzi, bloccare l'articolo 35 dello Sblocca Italia, che consegnerà ai nostri inceneritori i rifiuti di Napoli se appunto non ci opporremo. Noi ci opporremo, faremo presidi contro questa causa, perché è una causa appunto di civiltà. Facciamo tanto per fare raccolte differenziate, per tenere le tasse basse, e poi qualcuno a Roma decide appunto per noi. Così come lo Stato non si dimentica di mandare clandestini, perché non sono migranti, sono clandestini, all'interno dei nostri comuni. Ringrazio anche tutti i sindaci che sono qua dietro, che stanno svolgendo insieme a me appunto una battaglia di concetto e di difesa del nostro territorio. Considerate che Bondeno è un comune terremotato. Siamo stati convocati dal prefetto di Ferrara, perché appunto Bondeno è sotto la provincia di Ferrara, e ci ha chiesto di accogliere degli immigrati clandestini all'interno dei nostri comuni. Io non andrò mai da un cittadino del mio comune terremotato, considerato che abbiamo ancora 1000 persone fuori di casa, a dire che verrà accolto un clandestino quando ancora queste persone vivono nei container, quando ancora queste persone aspettano la ricostruzione. E con questa linea di principio di difesa e di tutela dei diritti degli emiliano e romagnoli porteremo avanti questa campagna elettorale con serietà, con onestà e con un forte senso di motivazione. Vi ringrazio e vi auguro a tutti buona serata. Viva l'Emilia Romagna e viva la Lega Nord. Questa volta il Partito Democratico